Da oggi la rete internet ultraveloce a banda larga a Villa Rosa è realtà. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura della nuova rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del comune in provincia di Enna di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. L'intervento si è concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete ultraveloce, oggi disponibile a Villa Rosa, raggiunge 2.608 unità immobiliari attraverso le tecnologie FTTH e FVA. Quest'ultima è una soluzione basata sul rilegamento in fibra ottica delle stazioni radiobase, in modo tale da raggiungere le unità immobiliari disperse in zone a scarsissima densità di popolazione. Tra gli edifici coperti ci sono la scuola dell'infanzia, la scuola elementare Silvio Pellico, l'istituto comprensivo De Simone, il municipio, la caserma della polizia municipale, la sede distaccata della biblioteca, il centro sociale, il museo Villa Lucrezia, il cimitero, gli uffici regionali della diga Villa Rosa in contrada Ferrara e il poliambulatorio. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del comune. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del piano banda ultralarga gestito da Infratel Italia, società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Siciliana. Molto ridotto l'impianto per la posa della fibra grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti. In una nota, Open Fiber spiega che grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Villa Rosa si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisti online e l'accesso ai servizi da remoto della pubblica amministrazione.